Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il martedì 13 di aprile del 2021 e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi siamo qui per la grazia di Dio tutti i giorni, dal mezzogiorno in poi, per leggere la parola di Dio sempre dal lunedì al venerdì, in modo che tu, se perdi una puntata, il sabato e la domenica puoi sempre riprendere per ascoltare e leggere la parola del Signore insieme a me. Noi stiamo leggendo il libro dei Numeri e durante questa puntata noi leggeremo due capitoli, capitolo 17 e il capitolo 18, sempre del libro dei Numeri. Ecco la parola del Signore. Numeri capitolo 17. Poi il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e fatti dare delle verghe, una per ogni casa patriarcale, una verga per ogni capo di casa patriarcale, cioè 12 verghe. E scriverai il nome di ognuno sulla verga. E scriverai il nome di Aarone sulla verga di Levi, poiché ci sarà una verga per il capo di ogni casa patriarcale. Metterai quelle verghe nella tenda di convegno davanti alla testimonianza dove mi ritrovo con voi. E avverrà che l'uomo che io avrò scelto sarà quelli la cui verga fiorirà. Così farò cessare davanti a me il mormorì che i figli di Israele fanno contro di voi. Mosè parlò ai figli di Israele e tutti i loro capi gli diedero una verga, una per ogni capo, secondo le loro case patriarcali, cioè 12 verghe, e la verga di Aarone era in mezzo alle loro verghe. Mosè mise quelle verghe davanti al Signore nella tenda della testimonianza. L'indomani, quando Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ecco che la verga di Aarone per la casa di Levi era fiorita. Aveva prodotto delle gemme, fatto sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle. Allora Mosè tolse tutte le verghe dalla presenza del Signore e le portò a tutti i figli di Israele, ed essi li videro e presero ciascuno la sua verga. Il Signore disse a Mosè: riporta la verga di Aarone davanti alla testimonianza, perché sia conservata come un segno ai ribelli, e tu ponga fine ai loro mormorì contro di me, ed essi non muoiono. Mosè fece così, fece come il Signore gli aveva comandato. I figli di Israele dissero a Mosè: ecco, periamo, siamo perduti, siamo tutti perduti. Chiunque si accosta al tabernacolo del Signore muore. Dovremo morire tutti quanti? Numeri capitolo 18. Ecco la parola del Signore. Il Signore disse ad Aarone: tu e i tuoi figli e la casa di tuo padre con te porterete il peso delle iniquità commesse nel santuario. E tu e i tuoi figli porterete il peso delle iniquità commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio. Farai avvicinare a te anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la tribù di tuo padre, affinché ti siano aggiunti e ti servono quando tu e i tuoi figli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza. Essi saranno ai tuoi ordini in tutto quello che concerne il servizio della tenda, però non si accosteranno agli utensili del santuario né all'altare affinché non moriate voi e loro. Essi dipenderanno da te e faranno il servizio della tenda di convegno in tutto ciò che la concerne, e nessun estraneo si avvicinerà a voi. Voi farete il servizio del santuario e dell'altare affinché non vi sia più ira contro i figli di Israele. Quanto a me, ecco, io ho preso i vostri fratelli, i Leviti, tra i figli di Israele, date al Signore, essi sono dati in dono a voi per fare il servizio della tenda di convegno. Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio in tutto ciò che concerne l'altare e in ciò che è di là dalla cortina, e farete il vostro servizio. Io vi do l'esercizio di sacerdozio come un dono. L'estraneo che si avvicinerà sarà messo a morte.
Il Signore disse ancora ad Aarone: ecco, di tutte le cose consacrate dai figli di Israele, io ti do quelle cose che mi sono offerte per elevazione. Io li do a te e ai tuoi figli come diritto di unzione per legge perenne. Questo ti apparterrà fra le cose santissime non consumate dal fuoco. Tutte le loro offerte, vale a dire ogni oblazione, ogni loro sacrificio per il peccato e ogni loro sacrificio per la colpa che mi presenteranno, sono tutte cose santissime che appartengono a te e ai tuoi figli. Le mangerai in luogo santissimo, ne mangerà ogni maschio, per te saranno cose sante. Anche questo ti apparterrà. I doni che i figli di Israele presenteranno per elevazione e tutte le loro offerte agitate, io li do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, con te per legge perenne. Chiunque sarà puro in casa ne potrà mangiare. Ti do pure tutte le primizie che essi offriranno al Signore, il meglio dell'olio, il meglio del mosto e del grano, le primizie di tutto ciò che produrrà la loro terra e che essi presenteranno al Signore saranno tue. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. Tutto ciò che è in Israele sarà votato all'interdetto, sarà tuo. Ogni primogenito di ogni carne che essi offriranno al Signore, così degli uomini come degli animali, sarà tuo. Però farai riscattare il primogenito dell'uomo e farai riscattare il primogenito di un animale impuro. Quanto al riscatto, li farai riscattare dall'età di un mese secondo la tua stima per 5 sicli d'argento a siclo di santuario che è di 20 ghere. Ma non farai riscattare il primogenito della vacca, né il primogenito della pecora, né il primogenito della capra. Sono cose sacre. Spargerai il loro sangue sull'altare e brucerai il loro grasso come sacrificio consumato dal fuoco di profumo soave per il Signore. La loro carne sarà tua come il petto dell'offerta agitata e come la coscia destra. Io do a te, ai tuoi figli, alle tue figlie con te, per legge perenne, tutte le offerte delle cose sante che i figli di Israele presenteranno al Signore per elevazione. È un patto inalterabile, perenne, davanti al Signore per te e per la tua discendenza con te. Il Signore disse ancora ad Aarone: tu non avrai nessuna proprietà nel paese dei figli di Israele e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo a loro. Ai figli di Levi io do come proprietà tutte le decime in Israele in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno. I figli di Israele non si avvicineranno più alla tenda di convegno per non caricarsi di un peccato che li farebbe morire. Ma il servizio della tenda di convegno lo faranno soltanto i Leviti, ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità. Sarà una legge perenne di generazione in generazione e non possederanno nulla tra i figli di Israele. Poiché io do come proprietà ai Leviti le decime che i figli di Israele presenteranno al Signore come offerta elevata. Per questo dico di loro: non possederanno nulla tra i figli di Israele. Il Signore disse a Mosè: parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro: quando riceverete dai figli di Israele le decime che io vi do per conto loro come vostre proprietà, metterete da parte un'offerta da fare al Signore, una decima della decima, e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come grano che viene dall'aia e come il mosto che esce dal torchio. Così anche voi metterete da parte un'offerta per il Signore da tutte le decime che riceverete dai figli di Israele e darete al sacerdote Aarone l'offerta che avrete messa da parte per il Signore. Da tutte le cose che vi saranno date metterete da parte tutte le offerte che per il Signore di tutto ciò che vi sarà di meglio, metterete da parte quel tanto che è da consacrare e dirai loro: quando ne avrete messo da parte il meglio,
quello che rimane sarà contato ai Leviti come prodotto dell'aia e come prodotto del torchio. Lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è il compenso che riceverete in cambio del vostro servizio nella tenda di convegno. Così non vi sarà attribuito nessun peccato, giacché ne avrete messo da parte il meglio, e non profanerete le cose sante dei figli di Israele, e non morirete. Parola del nostro Signore. Noi ringraziamo Dio perché in questa giornata abbiamo dato continuità alla lettura della parola di Dio. Che questa parola possa entrare, trasformare la nostra vita, nutrire di forza, di coraggio, perché possiamo sconfiggere ogni paura con fede nel nome del nostro Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio e che noi possiamo con la grazia di Dio vederci anche domani per il tempo di parola del nostro Signore. Dio ti benedica grandemente nel nome di Gesù.